What's up, guys? Qui è il vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, nazionale, oggi is back perché, ovviamente, ragazzi, siamo arrivati all'attesissima Season 4 Reloaded con un bel po' di cambiamenti che adesso andremo a vedere insieme appassionatamente. Ok, raga, inizio già a dirvi i pesi. Vabbè, sono 4 giga circa e mezzo per play e 6 giga circa per quanto riguarda i PC. Ovviamente, raga, si è portato anche il Vargo S, l'arrivo della season, la nuova arma, che è un fucile d'assalto. Raga, per sbloccarla bisogna fare 15 kill a distanza ravvicinata, ok? Senza ulteriori partite, nel senso che sono solo 15 kill. Quindi, un esempio stupido: avete il multiplayer, fate 15 kill a distanza ravvicinata e avete sbloccato l'arma. Ci mettete 2 minuti di numero. Su Warzone, raga, non c'è il counter. Se andate a vedere, non c'è né come si deve sbloccare e né se eventualmente andate avanti vi segnala quanto state livellando. Non chiedetemi il perché, penso che si sblocchi lo stesso. Non... Anche perché io avevo iniziato a farla su Warzone, poi sono andato sul multi, avevo già tipo 3-4 kill, quindi penso che le conti, ma non le faccia vedere. Andiamo a vedere, raga, in Season verrà introdotta prove di titanio l'11 agosto, che è praticamente una modalità con 600 di vita, ma questo, vabbè, è inutile che sto qua a raccontarvelo perché arriverà l'11 agosto. Rinascita dei morti, la nuova modalità, che in realtà è una modalità riciclata, come ben sapete, quella dei zombie. Se vieni killato, diventi uno zombie. Se raccogli invece le siringhelle quando sei zombie, ritorni umano e via dicendo. Hanno messo le mimetiche zombie per le armi di Vanguard, molto importante. Ovviamente c'è stata una sfracata di bug che hanno risolto, non sto qua a raccontarveli, raga, le hanno tendenzialmente e sicuramente sistemati, o forse no. Palloncino, raga, portatile, adesso lo troverete in tutte le modalità, che praticamente è un perk che raccogliete da terra, posizionate, avete il palloncino praticamente dove volete. Adesso è presente in tutte le modalità. Andiamo alle armi, raga, che è il succo, no? Diciamo, qua c'è una dicitura che in realtà non ha molto senso, proprio perché ho provato le armi e paradossalmente non è cambiato molto. Qua dice che effettivamente vogliono far sì che le armi, i fucili d'assalto non siano effettivamente come sono attualmente, ovvero dei laser che disciolgono 200 metri. Ma vi posso garantire che non è cambiato una cippa. Ok, fucile d'assalto primo, il barrettones, abbiamo il nerf per quanto riguarda il recoil. Ok, quindi una diminuzione, quindi sarà più difficile controllare l'arma, a quanto dicono. Uguale per quanto riguarda l'STG, raga, aumento del recoil, quindi abbiamo un nerf per quanto riguarda la canna da 720, uguale la carabina, aumento di recoil nel momento in cui si scelgono i caricatori da 60 a tamburo. Andiamo al punto focale, ovvero l'NZ. Qua parla di nerf devastante, sembra, aumento rincuro, portata danno diminuito. Non è cambiata una cippa, raga, dovete dare un colpo in più. Uno, raga, uno, l'ho usata tutta la sera, un colpo in più, quindi l'NZ, raga, vi posso garantire che attualmente è ancora il meta. Per quanto riguarda invece il Nikita, abbiamo un nerf nel movimento. Anzi, scusate, un buff lieve per quanto riguarda il movimento. E qua abbiamo un bilanciamento, perché per quanto riguarda le canne c'è un buff nel movimento e un nerf per quanto riguarda il recoil, che vabbè, è aumentato dell'1%. Quindi nulla di che. KG uguale, raga, abbiamo un nerf sia per quanto riguarda il danno, sia per quanto riguarda il recoil con la canna lunga. CR56 e Kilo abbiamo un bel buff. Raga, li ho provicchiati. Vi dirò, sì, si sente che li hanno buffati, ma comunque sia non reggono ancora il confronto con l'NZ, raga, ma neanche proprio lontanamente. Quindi mi hanno dato un pelino più di senso, ma ancora non c'è proprio competizione. Fara, abbiamo un buff per quanto riguarda la portata danno, ok? Krieg uguale, un buff
sia per quanto riguarda il danno medio, sempre per quanto riguarda il colpo alla testa, e un buff anche per quanto riguarda l'M13, danno collo da 1,01 a 1,3. Il Volk Veng Frank Frank Frunger, abbiamo un bel buff. Gli hanno aumentato il caricatore, da 40 è passato a 45, gli hanno tolto la penalità danni del caricatore e gli hanno aumentato la portata danno e il ratio di fuoco. Stanno cercando di delineare il Volk come arma da corto raggio, quindi assalto da corto raggio. Secondo me adesso potrebbe competere con alcune mitragliette, quindi non male. Arma guerra, abbiamo un lieve nerf per quanto riguarda il colpo alla testa con la canna da precisione, quindi non fa testo. H4 Bixel, abbiamo un nerf sia per quanto riguarda i 54 colpi, sia per quanto riguarda la Johnson, e sia l'arma di base, perché è stato diminuito il colpo alla testa, il danno minimo e un pelo di movement. Anche qua, come l'NZ, ragazzi, un colpo in più. È sempre fortissima l'H4, ve lo posso assicurare. La Marco idem, abbiamo un nerf di danno massimo, di danno medio e di danno al collo. Anche qua, ragazzi, praticamente identica, sempre lo stesso discorso, un colpetto in più. L'UGR, raga, abbiamo un bel baffettino. L'ho provicchiata, raga, e non è male. L'ho provata un po' ieri sera, si sente, raga, può quasi reggere il confronto con le dirette concorrenti, quindi vi consiglio di provarla. Delta mitragliatrice MV credo sia l'Uzi, raga. Non mi faccio troppe domande, non so perché l'hanno buffata, raga. Magari la provo, se mi viene questa pazzia magari la proverò. Mitragliatrice Alfa, che inteso come mitraglietta, credo sia l'MP5, quindi anche qua da provare, un lieve baffettino. Per quanto riguarda, raga, i fucili a pompa sono stati aumentati del 26%. Quali però? Quelli a colpo singolo, ok? Non tipo quelli come il ripulitore che fa bom 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 bom, ma quelli che fanno pum pum pum, per renderci l'idea. E non capisco effettivamente il senso di sta roba, però vabbè, diciamo che vedremo se questo buff creerà dei problemi nelle lobby prossimamente. E invece no, raga, perché qua abbiamo fucili a pompa di sia Cold War che di Vanguard che di MV. Ok, questo credo sia il Gallones. Questo, vabbè, lo spazzatrice e il ripulitore. Questo, raga, non lo so, raga. Comunque, vi dico la verità, non mi interessa neanche più di tanto, quindi in realtà quanto pare è stato un buff generale per quanto riguarda i pompa. Non voglio andare oltre, non mi interessa, mi discrosto fortemente da tutta questa cosa. Andiamo ai cecchini. Anche qua, raga, non so quanto sia utile parlarvene, perché qua, beh, si parla solo di un miglioramento per quanto riguarda la velocità, ma secondo me rimangono comunque dei cecchini molto limitati quelli di Vanguard, quindi secondo me possono star qua a baffare quanto vogliono, ma di base sono proprio sbagliati per il gioco, quindi non sto qua a perdere troppo tempo. Le balestre sono state potenziate, ok? La precisione della freccia è stata migliorata, quindi penso proprio a livello di balistica. Per quanto riguarda invece i mitraglioni, abbiamo il Whitley, controllo di cura orizzontale aumentato, quindi anche qua abbiamo un nerfettino sia per quanto riguarda l'arma in generale che appunto le canne. L'UGM, moltiplicatore danno al collo, aumentato da 1,6, prima era 1,3. Il controllo del rincuro orizzontale è aumentato, quindi un lieve aumento del recoil. Raga, l'UGM anche qua tenetelo sott'occhio, perché in realtà a livello di danno già anche prima era più forte dell'NZ, quindi secondo me l'UGM, tenete bene a mente, potrebbe diventare meta. Il carve di Bio ha aumentato la portata. L'M16 danno massimo aumentato, e anche il danno al collo.
E poi vabbè raga, le pistole, bla bla bla, non sto qua a dirvi troppo. Quindi ragazzoli belli, questo era tutto quello che dovevate sapere per quanto riguarda la faccettina matta di oggi. Ovviamente domani vi porterò il Vargo che ho già maxato e vi farò vedere la build che secondo me attualmente è la migliore, è molto, molto buona come arma, già vi anticipo questa cosa qui, molto, molto bella anche da usare. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che vi ho raccontato oggi della patch matta di Season 4 Reloaded. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella!